Oggi, a passato e presente, parliamo di Dino Grandi, l'uomo che il 25 luglio del 1943 preparò quell'ordine del giorno della seduta del Gran Consiglio del Fascismo che detronizzò Benito Mussolini. Grandi era un carattere tutto particolare. Nel 21 provò a sostituire Mussolini con Gabriele D'Annunzio. Mussolini cercò di accantonarlo mettendolo a fare il ministro degli esteri fra il 1929 e il 32 e poi l'ambasciatore a Londra fino al 1939, quando esplose la Seconda Guerra Mondiale. Ma Grandi, come vedremo con la seduta del Gran Consiglio, aveva ancora in serbo qualche sorpresa. Di Dino Grandi, il fascista che causò la caduta di Benito Mussolini, parliamo col professor Francesco Perfetti e con i nostri tre giovani storici, Bernardo Cianfrocca, Adan Ardacchione e Marcello Reggiani. Salve. Professore, personaggio grande Dino Grandi, scusi certo. Il bisticcio, chi certo. Era? È un personaggio grande, forse è l'unico personaggio che avrebbe potuto essere il portatore di un'alternativa alla stessa figura di Mussolini e alla sua concezione del fascismo. È un personaggio che nasce appunto in Romagna. E vive, diciamo, tutti. Curioso, è romagnolo anche lui. Sì, e tutti gli umori, anche culturali di quel periodo. Nasce da una famiglia, diciamo, della media borghesia. Il papà è un imprenditore agricolo, la mamma, appunto, è una maestra elementare. Però nasce in un clima nel quale ci sono pulsioni culturali di tutti i tipi. Il papà è un liberale monarchico che però ha simpatie mazziniane, frequenta Costa e quindi tutti questi personaggi giovani. Frequentatori di ambienti socialisti, ma Dino Grandi cos'era prima di diventare fascista? Ah, prima di diventare fascista Dino Grandi, ripeto, era un elemento che ha preso tutti gli umori che circolavano all'epoca, quindi sindacalismo rivoluzionario. Quindi era di sinistra? Era di sinistra, però non dimentichiamo che era una sinistra che aveva molti agganci anche con la destra. Il suo mito ideale era Oriani e quindi il carduccianesimo, che è uno spieghi dei punti. Bene cosa significa sì. Oriani, quelli che denunciavano il modo in cui era stata realizzata l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia, certo. Dicevano che schifo, un tradimento, certo. Dobbiamo rifondarla. Oriani alle origini del revisionismo anche gobettiano, insomma, della storia nazionale italiana. Ma non c'era soltanto Oriani, c'era Prezzolini, c'era Missiroli. Quindi c'è tutto un mondo che fermenta. E c'erano i giovani liberali. Non dimentichiamo che Grandi è stato redattore capo dell'Azione, cioè il giornale, diciamo, dei liberisti, sì. Borelliani. Perfetto, ma entriamo allora nel primo capitolo raccontando Grandi, Dino Grandi e Benito Mussolini, due visioni del fascismo.